Il settore della viabilità pubblica è sempre sotto accusa, in quanto indicato come maggior causa di trasmissione Covid-19, una realtà che si può toccare con mano in gran parte delle città lombarde, anche se Cremona si sta distinguendo. Difatti a breve, oltre ai green bus già operativi per il trasporto urbano nella città di Cremona, saranno inseriti ulteriori nuovi bus per incrementare la flotta dei mezzi a zero emissioni. Si prospetta un nuovo investimento che riguarda appunto l'acquisto di 19 nuovi bus e saranno scaglionati, 7 sono previsti nel 2021 e successivi nel 2022. Dal punto di vista operativo, dal punto di vista societario, nel corso di quest'anno abbiamo avviato un'operazione di fusione per incorporazione di KM in Arriva Italia, quindi Arriva Italia sarà la società che va a assorbire le attività operative presenti sui luoghi dove siamo presenti, quindi da Cremona, Brescia, Bergamo, a Torino e Valle d'Aosta, e quindi andiamo a costituire una nuova società operativa molto importante, una presenza forte sul mercato. Questo è fatto nell'obiettivo di rafforzare la nostra presenza, di concentrare meglio gli sforzi sul fronte dell'innovazione e di mantenere comunque un forte legame con i territori dove operiamo. A partire da una serie di analisi di carattere scientifico possiamo con tranquillità affermare che il trasporto pubblico è assolutamente sicuro. Ovviamente poi mettiamo in atto tutta una serie di iniziative di sanificazione giornaliera dei mezzi, ma al di là di quello, oggi come oggi con le ordinanze che ci sono, quindi con una capienza massima fino a 50%, ovviamente le distanze di sicurezza tra i passeggeri sono più che assicurate. Dal punto di vista operativo, ovviamente stiamo operando con un livello leggermente ridotto del servizio, cioè operiamo il 95% delle corse urbane e l'80% di quelle extraurbane.